Allora, che cosa ho ancora nella lista? Vediamo. Il prosciutto l'ho preso. Lo shampoo anche. Speriamo che questo balsamo mi faccia dei capelli molto morbidi. Oh, vediamo un pochino se riesco a trovare il pane al sesamo. Vediamo. Non lo trovo, chissà, devo... Ah! Ah, signorina, signorina! Buongiorno, signorina, è venuta anche lei qui, è venuta? Sono andata a fare un po' di spesa. Oh, sì, anche io sono venuta a fare la spesa. Come mai fa la spesa? Ha per caso ospiti a cena? No. Ah, oh, bene, 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 sono contento, sono contento. Allora, facciamo la spesa insieme? Sì, certo. Va bene. Lei riesce per caso a vedere il pane di sesamo? Vediamo un pochino se c'è qui. Voi signori, se avete bisogno di qualcosa, chiedete per me. Scusi. Va bene, sì, non troviamo il pane al sesamo. Non il troviamo pane il pane. Ci servirebbe. Ce l'avete per caso? Ce l'avete? Il pane di sesamo. Se non ce l'ha, va bene anche quello normale, non importa, non importa. Abbiamo... Cambierò menu. Chiamerò a cambiare menu va eventualmente. Bene, oh sì, sì, va bene, va bene. Ok, allora! È venuta anche lei a comprare! No, è venuta anche lei a rompere le scatole! Ha comprato sempre cosa? In mezzo! Ha comprato uno shampoo per fargli crescere i capelli! Esatto, interessa qualcosa? Sì, perché siccome è pelata gli potrebbe servire. Stai zitta! Anzi, non gli serve proprio niente, non ha capito. Dov'è finito il mio ubriacone? Lassù! Lo sapevo che andava nel reparto birra. Mi scusi signor ubriacone, ma la birra bisogna pagarla prima di consumarla? Oh, vedo che è già stata bevuta, complimenti. A me piacerebbe anche prendere quella cosa lì, a me le piace la cioccolata calda. Anche a me piace molto la cioccolata calda. Oh, sì, sì. Sì, è molto buona, è molto buona. Allora, hai trovato quello che stavamo cercando? Se mi servite qualcosa. Hai trovato qualcosa? Oh, dammi il tempo che sto guardando che cosa c'è di prodotti. No, un attimino, se ne è qui che sto controllando che cosa abbiamo scritto nella lista. E allora, iniziamo a prendere qualcosa intanto, dai, non perdiamo tempo. Potrebbero scoprirci. Certo che c'hai ragione, effettivamente. Tieni, mettiti nella borsa questa scatoletta di tonno. L'ho messa in borsa. Nasconti le pene, che se ci scoprono finiamo in galera. Hai capito? Nasconti le pene che non le fate nessuno. Sì, sì. Allora, poi che cos'altro possiamo rubare? Non si dice rubare, si dice comprare. Stai attento a quello che dici, stai attento alle parole. Oh sì, è vero, effettivamente mi stava scappando quella parola. Allora, questo pane, ci piace il pane? Sì, te, possiamo prendere anche il pane. Prendilo, mettilo in borsa. Sì, lo prendo. Ecco qui, l'ho messo per bene, infilato per bene nella borsa. Vediamo che cos'altro c'è da comprare. Patatine non mi interessano. Oh, il sale! Abbiamo finito anche il sale. Prendilo, te, forza. Sì, lo prendo. Ecco il sale, lo prendo. Lo pesa prima io la brioche. Mi lasci stare la brioche che l'avevo presa io. Oh sì, si tenga la brioche e spero che le vada di traverso. Cambierò supermercato visto che qui si incontra della gente del genere. Ma cosa sta succedendo qua? La signorina ruba i prodotti dal mio carrello. Non c'è solo quella brioche topolina, ci sono anche altre brioche. Allora io non ne vedo altre. La prenda ne ho vista qualcuna marcita. La prenda lei che almeno ingrassa. E poi non gli deve niente lo shampoo perché è pelata. Io non ingrasso, si faccia gli affari suoi. Io ingrasso. Guarda tu che no, gente. No, io non ingrasso invece. Lei ingrassa. Oh, oh, le mani a posto, hai capito? Le mani? Non si o fa. La brioche? No, le mani. Ma signora,
Stia zitta! Senti un po', Erle, prendi la besciamella che volevo preparare, la pesta e il forno. Oh, va bene, prendiamo questa bella besciamella che ti fai una bella lasagna con ragù, bellissimo ragù. Mi piace tantissimo, la pesta al forno mi piace molto. Stasera ce la mangiamo per bene. Te prendila senza stare a far tante chiacchiere che così ci scoprono. Prendi la besciamella bellissima. Ecco qua. Ok, procediamo. Lassù c'è il ragù, l'hai visto che c'è il ragù se dobbiamo fare la lasagna? Prendiamolo! Te, fai prenderlo, non farti vedere, fai l'indifferente, aspetta, fai come faccio io. Cammina con indifferenza. Oh, guarda lì che ho fatto cadere il tè in terra. Perché miseria. Già che l'abbiamo fatto cadere, ce lo prendiamo, te. Prendi. Questa borsa inizia a essere pesante. Abbiamo preso una bella riserva di roba. Prendi il ragù, affanti. Mi scusi, signorina. Sì? Questo ragù lo sta prendendo lei? Perché lo sta prendendo lei? Sì, perché devo fare una lasagna con ragù, mi piace molto, e quindi lo stavo per mettere nel mio cestino. Sì, lo prenda. Grazie, so grazie. Grazie, se mai le ne mando un piatto poi di lasagna. Oh mio Dio, questa borsa inizia a essere veramente, veramente pesante. È molto pesante questa borsa, a cipecchia. Cos'altro c'è lassù? Oh, c'è Gioia! Gioia! Gioia che ricorre di me, Gioia! Oh, Gioia! Lei è il signor Labro! Sono Arlo. Ti ricordi di me, Gioia? Certo! Bellissima, mi piace così tanto, sei veramente bella! Bella, bellissima, bellissima! Senti, sei venuta a fare la spesa qui oppure ci lavori? Ci lavoro, cambio lavoro ogni giorno praticamente, però... Allora ci verrò spesso a fare la spesa qui, interessante, buono sapersi! Le serve qualcosa? Noi stiamo facendo la spesa, signorina, non fate? La spesa? Sì, stiamo comprando tutte le cose. Signora. Stiamo valutando se ci sono dei prodotti che ci interessano. E le patate? Oppure no. Le patate non ci interessano, grazie. Gioia. Che c'è? Che cosa mi consigli di comprare, dimmi? Che cosa vendete di buono qui? Vendiamo. Che cosa posso preparare? Io sono un ottimo chef, mi piacerebbe molto. Prepararti qualcosa. I cereali, buoni. I cereali, sì, mi piacciono. Sì, mi piacciono i cereali. Gioia. Li vuole allora? Sì, mettimeli lì. Questi sono buonissimi, io li mangio sempre, mi piacciono tantissimo. Che belli occhi che hai. Quando mi parli non capisco niente di quello che dici perché sono completamente perso nei tuoi occhi. Che sei così bella. Bellissima. Una bellissima gioia. Vabbè, che cosa vuole? Una bella bellissima gioia. Che cosa vuole, signor Arlo? Posso chiamarla signor Arlo? Puoi chiamarmi solo Arlo. Arlo, ok. Sei. Arlo, vuoi questi? Sono buonissimi. Cannelloni? Sì, mi piacciono i cannelloni, bellissimi. Ok. Scusi, lei che cosa ha da guardare? Sta ascoltando le nostre conversazioni? Oh, lei è una cliente. Non sono... sconcertata, no. Sconcertata di che? No, pensi agli affari suoi. Non lo so, sconcertata. Ma pensate. Vuole mangiarsi una meringa con me? Sono già aperto. Oh, sai, va bene. Abbiamo il suo disco. Signor Orso. Anche un po' di polenta. Signor Orso. Sì, signorina, mi dica. E va bene se ti prendo la Nutella? Sì, vi prendo la Nutella che facciamo delle crepe molto gustose. Ok. Scusi, signorina. Ecco come mi piace così tanto, signorina Gioia. Anche questo? Signora? Ci vuole ancora sì. Molto? Oh, potrei aprire un attimo la Nutella? Sarebbe sì. Meglio la pista a casa. Scusi un attimo, signorarlo. Sarebbe meglio se la aprisse a casa, per il suo bene. No, devo aprirla. Glielo apro io. Scusi, signorina, scusate se intervengo, ma ero nella cassa che facevo pagare dei clienti. Scusi. E ho sentito che lei vuole aprire il barattolo della Nutella. Vorrei un attimo aprire... Perché? Perché vuole aprire il barattolo della Nutella? Lo sa che i prodotti si aprono solo una volta pagati?
per vedere, la pago dopo. Vorrei no, essere... e bisogna pagarla prima di aprirla. Signor Ubriacone però si è aperto la birra senza pagarla. Mamma Luisa! Il signor Ubriacone è... La prego, non la signor Ubriacone, vede che lei dà il cattivo esempio ai clienti? Allora... Non si può parlare con lei. Sta bene. L'ha aperta, l'ha aperta. Scusi? Oh! Perché è finita? Chi l'ha finita? Oh, non capisco come sia... Nessuno. Non capisco come sia capitato un vasetto già usato. Vengono i topi di sera. Ma nel supermercato i topi, ma cosa stai dicendo? Ma Ginevra... non capisco. Ma anche... un po' strano. Ma scusi, signorina, ma oh... Ma scusi, non so, ci deve essere stato un errore probabilmente. Non è possibile che sia già stato aperto. Va bene, ho capito. Magari devo aprire anche questo per vedere. Ma scusi signorina, lei la deve smettere di aprire tutti i prodotti, eh? Ma abbia pazienza, eh? Come si apre? Questo le va bene, eh? Sì, un po' di latte. Mi fa venire un po' di mal di pancia certe volte il latte, ma fortuna qui forse qui non ci sarà niente. Oh, ma... Perché non c'è niente? Il Nesquik è finito, ma non capisco questi prodotti. Ci sono i topi. Basta con sti topi. Non capisco. Perché ci sono i topi? No, non ci sono i topi. E ci deve essere qualche cliente maleducato che apre le cose, se le mangia. Io non ho parole. Guardi, mi dispiace. Delle patatine. Oh, vediamo un po' che cosa. C'è un pacco di uova. Mi sta venendo in mente di comprare qualcosa. Oh. Scusi! Oh, ma... I topi vengono sempre. Ma basta, non ci sono i topi! Oh, mio Dio! Ma... Oh... Perché non c'è niente? Perché? Oh, erano veramente buone quelle patatine, sono fantastiche! Cioè, scusate! Io ho un carrello bello pieno, nessuno mi ha mangiato niente! La fortuna me la lasci stare! Con questo, signora, può farci una bellissima polenta. E signorina, la smetta di aprire tutto! Metà! Ci sono i topi! La smetta di aprire... Che cos'hai contro i topi, eh? Ma... Sta zitta lei. Non mi tocchi! Allora, polenta... Si mangia lei! Lei lo cuoce... Ma perdo, ogni sera, guarda che maleducazione! Guarda, provalo con le... Prova a prenderlo con le tue braccette corte. Io non capisco come mai questi prodotti ci siano finiti. Signorina, mi dispiace. Può farci una polenta, va bene, no? Sì. Perché? Ma... Ma ci sono venuti anche i topi a farti un tuffo. Ancora questi topi? Non c'è nessun topo qui che mangia niente, signorina. Cosa sta facendo? Scusi? Sì? Perché? Ci sono i topi! Basta questi topi! Ma... Signorina, ma signorina sta bevendo così, ma... Ma questo non mi sembra... Questo qui è lei che dà il brutto esempio. E comunque è signor Ubriacone, perché tutti qui stanno facendo quello che vogliono. Ma mi sembra Coca-Cola. Io mi sto mangiando la merincia. Che buona che è questa merincia, mi piace. Questa qui è la polenta. Ha un gusto strano. Ha un gusto strano, sì. Sarà dell'anno scorso. Questa la possiamo descrivere? Oh, ma non capisco come... Come mai? Perché vengono io comprerei tutto da lei, comprerei qualsiasi cosa, signorina. Allora io le compro. È bellissima gioia. Lei sta mangiando questo. Io sto mangiando le merinche perché avevo un buco allo stomaco. Mi lasci stare, per favore. Allora, signorina, non disturbi i clienti. Lo lasci stare, sta bene? Sta bene? È un caso questo. Stai bene, amico, stai bene. Sta bene, a me nessuno mi fa niente, non preoccuparti. E questo? Mi lasci stare. Ma era c'è la topolina comunque che lei rompe proprio le scatole. Io nel supermercato non c'è niente, tutto finito. Ma cosa compro io? Ecco perché è tutto finito. Perché ve lo mangiate voi? Ma Ginevra, ma metti a posto le meringhe? Mio Dio, Ginevra, ascolta, ma se vuole le metto a metà prezzo, se le vuole comprare. Assaggi? No, grazie, lì c'è sicuramente un topo dentro. Allora, vediamo un pochino. Ma iniziamo a riordinare, ma e qui, di chi è questa borsetta abbandonata? Ma questo non l'avete messo? Ma che senso? Dove le lasciate le purse?
Stavo parlando con Gioia. Allora, cosa c'è qua dentro, scusatemi? Non c'è niente, non c'è niente assolutamente. Vi assicuro che non ti troveranno proprio niente lì dentro. Ci sono tutti i cibi rubati. Ma che cosa sta succedendo? Hanno svuotato tutto il supermercato. Ma io non capisco come ci siano finite. Ci deve essere un errore. Quello era lì prima. Lei invece di farsi gli affari suoi fruga nelle borse altrui, allora, signorina. Possiamo fare un attimo. Pesi. Lui è un ladro. Io non sono un ladro. Io non sono un ladro, non è come sembra. Qui è sempre per quelle chiacchiere, perché lasciate le borse incustodite. Perché la perdita è tanta. Mettete di non lasciarle incustodite, se volete parlare con le ragazze. Questi mi potrebbero servire, aspetti. Tu sempre, ma guarda cosa fate, mangiate le meringhe insieme. Ma è possibile una cosa così? E una cosa impossibile. Ma questo ma che cosa sta... C'è tu dentro questa borsa, ma guardi lì. Il ragù. Sì, signorina. Oh, molto bene il pane. Ma qui c'è anche della besciamella, è una cosa vergognosa. Questo te mi potrebbe essere. Qui qualcosa è un magnum che è anche già stato mangiato. Ma insomma, ma io non capisco. Non capisco, Querte. Perché lasciate le persone incostatite, Querte, che figurecci che ci abbiamo fatto. E latte scusi, la figura dei ladri ci abbiamo fatto. Ma è possibile. Allora, è il prezzo, devi pagare questo. Quello lì è uno scontrino finto, non è mai stato pagato niente. Ma che cavolo? Ma non dire queste cose, però pure tu, accidente, ci farei beccare ancora di più. Ci hanno già peccato, svegliati, non lo capisci che ci hanno peccato con le mani nel secco. Che ne dici di questo? Perché miseria. Sì. Allora, qui non c'è proprio niente da stare a discutere, Ginevra. Questo per farci una polenta. Ginevra, non ti comprerà niente, lo capisci che ci hanno rubato tutto? Ma la purezza inganna, non è bravo in realtà. Brava Gioia, hai ragione. Sì, tu mi hai capito. Hai capito che io non sono un vero ladro. E che non questo, è un ladro, semplicemente un signore. Io poi l'avrei pagata. L'avrei pagata io queste cose qui. Le ho messe semplicemente dentro la borsa perché non c'erano più carrelli. Che buono, mi piace. Sì, esatto, non c'erano più carrelli e quindi le abbiamo messe in borsa e poi le avremo pagate. Sì, sì, è vero, è proprio così. Oh sì, mangiamoci le meringhe insieme, che buone, mi piacciono, Gioia. E quindi loro che hanno rubato la pasta liscia, che hanno rubato anche il cibo. Questo non è un supermercato, è un supercomio. Oh, ma... Signor Orso? Sì, signorina, mi dica pure. Lasciamo perdere la spesa e andiamo in un ristorante, che è meglio. Mi scusi, è che mi sono emozionato, signorina. Sì, ho capito. Lei mi ha detto di andare al ristorante a mangiare insieme. Ho e mi sono emozionato. Ho mi capito, scusi. Però non c'è mi una scusi. Cosa che non è. Che schifo, senti che aria viziata di puzza che c'è qui dentro. Ma ti ho zitto lei. Che schifo, c'è un odore veramente malsano. Mi lasci stare. Che schifo, mamma mia. Ma che cosa si è mangiato quell'erse? Si è mangiato qualcosa di merce. Oh, mio Dio. Scusatemi tanto, arrivederci. Arrivederci. E che dire, questo supercomio termina proprio qui. Speriamo che vi abbia fatto divertire, che soprattutto vi sia piaciuto. E come sempre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. L'Instagram, il mio profilo nuovo. E attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Lasciate tantissimi like. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici. Ciao e al prossimo!